Partiamo dal presupposto che questa è stata un'alluvione molto dannosa per il nostro territorio, a cominciare dal territorio di Roncaglia, quindi della parte più bassa, la zona di Piacenza, fino ad arrivare anche alle colline piacentine e non solo. I risarcimenti sinceramente sono una presa in giro, perché a fronte di tanti milioni di euro di danni, di 170 milioni di euro di danni, verranno stanziati solamente il 26%, cioè fondamentalmente il risarcimento coprirà solamente il 26% di tutti i danni che verranno, che sono stati contabilizzati. Oltretutto, nella direttiva ministeriale che è stata emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene definito anche che all'interno dei risarcimenti non potranno esservi beni mobili, quali per esempio le automobili, oppure rimessaggio e ricostruzione di parte di unità abitative. Ecco, questa credo che sia un po' una presa in giro, perché assolutamente quando vi era stato l'intervento del sottosegretario De Micheli, grande esponente del Partito Democratico di questo governo, piuttosto che di altri onorevoli esponenti del partito di Renzi, vi erano stati promessi soldi a palate, se così si può dire, da tutto quello che è il territorio piacentino. Invece ad oggi, stando alle direttive del governo, solamente il 26% dei danni verrà restituito in contribuzioni. Immagino che voi sarete a fianco dei cittadini che non la prenderanno sicuramente bene. Ma guarda, assolutamente, noi siamo sicuramente al fianco di tutti i cittadini, come lo siamo stati dall'inizio di questa alluvione, perché temevamo che dalla parte del governo ci fosse diciamo, sono state fatte più che altro passerelle e il problema non è stato risolto. Oltretutto noi abbiamo chiesto nel documento che abbiamo presentato in Regione anche il fatto che la Regione si spenda per poter eliminare questo tetto del 26% e per far sì che tutti i danni vengano contabilizzati e anche i beni mobili possano essere inseriti in quelli che sono poi i risarcimenti. Sicuramente quindi vicinanza ai cittadini colpiti che ad ora non si vedranno rimborsate determinate questioni che il governo non è riuscito a diciamo, contabilizzare in quelli che sono i risarcimenti, e siamo disponibili anche a renderci parte attiva in quello che potrebbe essere una sorta di delegazione per poter poi far presente, oltre alla Regione, anche al governo tramite i nostri parlamentari, quelli che potrebbero essere concretamente i risvolti che ha questa questione sul territorio.